Ieri sera, buonasera, vi dicemmo che sarebbe nato un vortice sul Mediterraneo centrale in seguito all'afflusso di aria fredda che era avvenuto nel corso delle precedenti 24 ore dalle regioni del nord Europa verso appunto il Mediterraneo. Ora con il satellite Meteosat vi mostriamo la circolazione vorticosa, proprio da attribuire a questo vortice ciclonico che domina sull'Italia. Le cellule temporalesche sono queste molto bianche, queste con grande biancore sono proprio le cellule dei temporali. Invece dove è grigia la nuvolosità, dove è meno bianca, ci sono le formazioni temporalesche o di rovesci con un genere di pioggia molto più debole. Dove si vede l'azione dell'anticiclone, il cielo è quasi sereno. Alla latitudine della Manica verso nord, dalle isole britanniche verso la Scandinavia, una nuova perturbazione atlantica. Brevemente un istante sulle temperature, giusto per mostrare la ripresa col maggiore soleggiamento a nord delle temperature che ieri erano sensibilmente diminuite sulle zone settentrionali al centro proprio della penisola e lungo l'Appennino, ricorderete. Invece è proseguita la diminuzione sulla zona centro-meridionale dell'Italia, nelle zone interne e anche sull'Istria. Ora un brevissimo commento alla carta del tempo. Allora, il Mediterraneo è dominato dalla circolazione ciclonica. Questa circolazione è mantenuta in vita dall'afflusso continuo di aria fredda che proviene dalla Russia a quasi tutti i livelli, sia in quota e sia al suolo. Quindi per il momento questo vortice ciclonico insisterà e darà luogo ad un tipo di tempo instabile, più perturbato al sud, meno perturbato al nord. Questa, diciamo, informazione vale non soltanto per domani, ma anche per domenica. Ed ora passiamo alle previsioni con le solite scritte. Ecco l'instabilità, ecco i temporali, ecco la maggiore probabilità di pioggia con queste due goccioline, un modo come un altro per rappresentare, diciamo, in forma grafica la maggiore probabilità che piova. Minore la probabilità del piovasco al nord con un tipo di tempo un pochettino più ragionevole. I venti da est sono deboli al nord, sono moderati al centro e al sud e i mari quindi sono ancora mossi o localmente molto mossi, specialmente all'intorno delle isole maggiori e minori. È tutto, grazie, arrivederci.